C'è quella fotografia di quel partigiano morto. Io l'ho visto quando l'hanno ammazzato. L'ha ammazzato uno che era con i partigiani fino a qualche giorno prima con lui. Poi c'è stata una disfatta, ma quello là, io allora avevo 18 anni. A quei tempi là, a 18 anni si era come adesso un bambino di 14 anni. Ah sì? Ah sì, perché... Non c'era la televisione, sì. Non c'era il cinema, non c'era un giornale, non c'era la luce, non c'era niente. Non si viaggiava. E si rimaneva indietro in qualunque campo. Invece adesso c'è la televisione, ma il per la Madonna. Io ho un nipote là, che ha 13 anni con delle macchinette, cose, ti fa vedere giocare, ti fa vedere lui a giocare al pullman. Io sono quello lì, adesso mi metti e faccio gol, fai attenzione, è attacco, hai visto? Ma c'è un altro giro, via, in qualsiasi campo. Allora se sentiva dire una bestemmia ti gridavano, parlare di donne in casa se c'erano dei bambini 14-15 anni. Buongiorno, cosa dice? È iniziata la guerra, avevo 15 anni. Ho fatto un anno il disertore. Disertore sarebbe... L'avevano chiamata alle armi. Mi hanno chiamato i primi sei mesi del 1926. Eravamo 10. Eravamo 9 dei primi sei mesi. Che sfortuna. Non siamo andati più nessuno, no, perché era... del 44 dovevamo partire il 4 giugno. Tanto la guerra è ancora durato 10-11 mesi. Ma lei quanti anni ha adesso? 87. Ah, accidente. Io la notte del 14 dicembre avevo dei parenti che abitavano nella casa che state voi lì, alla Puma. Erano mezzati di quello lì del torrone che era il padrone della proprietà. Quel giorno c'era un rastellamento. Alle circa le 4 del pomeriggio, era il 14 dicembre, mandato l'alto. Eravamo in due e io ci ho detto andiamo che a tempo. Era un po' lontano e poi ho visto che aveva solo un moschetto quel soldato. Avevamo da fare 30-40 metri, poi arrivavamo al riparo, che non mi vedeva più. Ma ha fatto un colpo o due, ma non mi ha colpito né uno né l'altro, e siamo entrati in un bosco nel retano e siamo venuti su verso il paese e siamo nascosti in mezzo delle sterpaglie. È venuto notte e poi a venire a casa era... C'era questo mio cugino che abitava dove abitate voi, nella casa più grande. L'altra prima era inabitabile, non abitava nessuno. Mi ha dato qualcosa da mangiare, non avevamo ancora mangiato niente quel giorno.
E poi mi ha dato da dormire, l'altro era più giovane di me, aveva solo 15-16 anni, non era chiamato, lui era tranquillo, si è subito addormentato e io giro da qua, giro di là, aveva un cane, quel mio cugino che sentiva passare delle persone sulla strada sotto la collina, li abbaiava. Sono qua. Di notte. Per un po' ho fatto così, poi un bel momento ho fatto che alzarmi, mentre andavo giù dalla scala, mio cugino dice, ma dove va? Io voglio scappare, non mi sento tranquillo. Ma a dormire dove va? Allora mi ha dato un cappotto vecchio e una coperta o due. Sono andato giù sotto la vostra casa, dove inizia il bosco, e ho ammucchiato delle foglie degli alberi che erano secche per terra. Mi sono fatto un po', poi ho messo una di quelle coperte sopra quelle foglie, qualcosa, e un cappottone là che era pesante e un'altra coperta da... Il 14 dicembre. Dicembre, sì. Allora, lì mi sono addormentato, sarà stata più o meno mezzanotte, mi sono svegliato all'alba, perché il 14 dicembre è venuto giorno alle 7:30, un quarto alle 8. Sentivo sparare a Bubbio, in giro sentivo sparare, e quelli lì vanno male, vanno a finire male. E poi alle 9 così, mio cugino era vecchio, quello lì aveva 55-60 anni, è venuto in paese, ha dato una squadrata. Poi è arrivato a casa, la figlia, mia cugina, mi ha portato da colazione, perché più o meno gli ho detto dove andavo. Mi ha portato da colazione, ho mangiato qualcosa. Poi alle 11 è arrivato a casa lui, mi fa, puoi anche andare a casa. Adesso in paese non c'è niente. Allora io sono venuto su di lì. Abitava già qua. Abitava già qua. Dove abitavo. Sono nato in quella casa e sono sempre stato lì. E qualcuno l'ha preso. Qualcuno l'ha preso. Perché hanno ammazzato anche tanti, non tanti, ma qualcuno. Sono andato a un paese, si chiama, nella provincia di Cuneo, con mio cugino cane, al Mango, si chiama Mango. Mi fa, vieni con me, andiamo a trovare mia sorella che non sta tanto bene, ha 80 anni. Poi andando su mi fa, vedi, di qua, come posso dire, da dove c'è il campo sportivo lì, a sparare sulla strada della Puma. Era più o meno così. C'era un rastellamento di tedeschi e camicie nere. C'era una donna che accompagnava una bambina di 6 anni in scuola, come uno verso una bambina dove abitate voi, per portarla a casinasco, bisognava accompagnarla i primi anni. E hanno ammazzato tutte e due. Abbiamo fatto un chilometro più avanti, c'era di nuovo una collina come fosse... per andare sui coffi sparare sul brico che è sopra l'ospedale di Canelli. C'era uno che faceva lo scasso per piantare delle viti con
un attrezzo agricolo, una zappa, un picco, qualcosa così. Ci hanno fatto una raffica con una metraglia, anche quello là hanno ammazzato. E il brutto era lì, che uno poteva morire anche che non era magari vecchio di 60 o 70 anni. E non faceva oppure niente, un bambino di 6 anni. Una volta, lì a Bubbio, un gruppo di camicianieri di una ventina, uno ci fa un altro. Vuoi scommettere che io in un colpo ammazzo quel signore? C'era un signore che tagliava la legna con una sega a mano a quei tempi. Ci ha sparato un colpo nella schiena, l'ha fulminato. E c'erano anche delle pazzie, non so, della gente malvagi. Che ne fregavano anche ammazzare un bambino, per modo di dire. Ma non vedeva che non era un partigiano quella donna che aveva una bambina di 6 o 7 anni che la accompagnava a scuola. Non era un partigiano armato. Si capiva. Ebbene, era ammazzato. Quello lì che è stato morso lì, che c'è la fotografia per l'inizio della scuola. Era un genovese. E io ero che ci ho parlato insieme, ho detto, ma come mai? C'è i partigiani là su quelle montagne sopra a Genova, c'è delle mezze montagne. Ci sono i partigiani e te sei venuto qua, come mai? Ma ho sentito dire che qua c'erano formazioni di partigiani in ordine, che si di qua, di là, di Lena. Sono venuto qua. E perché sei venuto qui? Perché mio papà da Genova andava a lavorare in un paese col treno al mattino e alla sera rientrava. Lungo il giorno hanno avuto un combattimento con i partigiani. I partigiani avevano ammazzato 7 tedeschi. E loro hanno aspettato il treno, i primi 70 che sono usciti li hanno fatto andare contro una casa, un muro, e hanno ammazzato tutti. E là c'era anche suo papà. Voglio vendicare mio papà. Quella che ha ammazzato quello lì, una settimana prima erano nei partigiani insieme, già sparato nella schiena. È stato un po'... ma quello lì poi finito guerra, c'era il testimone e ha preso 30 anni. Poi l'hanno rinviata, ma aveva già fatto 3 o 4 anni. Gli hanno dato soltanto più 5. Ha fatto 8 o 9 anni di galera. E poi avrò avuto una quarantina di anni, ci è venuto un tumore e sui 41 o 42 anni così. Il farmacista Ianetta al Verna. No. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the heart.